Ti capiterà in modalità o ammo box o cassetta pronto soccorso. E le modalità a cui fanno riferimento sono rispettivamente la A3, nel caso in cui vogliamo utilizzare la TK3 come modalità contenitore per kit medici, invece la modalità 4 è il caso in cui vogliamo utilizzarlo come cassetta porta munizioni. Prima cosa da fare sarà quella di configurare gli oggetti all'interno delle cassette, quindi tenendo girata la chiave di destra accendiamo il circuito e andiamo in modalità di configurazione. Tasto asterisco, scegliamo prima di configura modo, andiamo nella modalità configura casse. Entriamo nel menu di configura casse e scegliamo gli oggetti che noi vogliamo inserire in ogni cassetta. Allora, nel caso in cui parliamo di caricatori, inseriremo il numero di caricatori che vogliamo in ogni cassetta. Nel caso in cui di kit medici, il numero di kit medici che noi vogliamo in ogni cassetta. Allora, selezioniamo magari 5 oggetti. Accettiamo. Il secondo menu ci chiede quante granate vogliamo inserire in queste cassette. Allora, ricordo che nella modalità ammo box le prime 9 cassette avranno come contenuto dei caricatori, mentre le ultime 3, che sarebbero rispettivamente cancelletto, 0 e asterisco, sono praticamente il contenitore delle granate. Invece nella modalità cassette pronto soccorso, tutti e 12 contenitori ovviamente conterranno dei kit medici. Allora, scegliamo 3 magari per le granate e accettiamo il tutto. Allora, andiamo in modalità configura modo, scegliamo la prima modalità che è la modalità 3. Usciamo dalle configurazioni. Allora, avremo che la prima modalità, quindi modalità 3, e la modalità Med Box, indicato con Medical Box, quindi con MB sulla sinistra. Allora, possiamo vedere sul display una serie di numeri. Ogni numero corrisponde al contenuto degli oggetti in uno dei contenitori. Allora, possiamo vedere che sono 12 oggetti, 12 contenitori, ogni contenitore fa riferimento a un tasto sulla tastiera. Se vogliamo prelevare i kit medici dalla cassetta numero 6, bisognerà premere il tasto numero 6. Tenere premuto, al rilascio verrà inviato, verrà utilizzato il kit cura ferite. Ogni kit cura ferite cura 5 punti vita. Ora possiamo vedere quindi che il contenitore numero 6 ha scalato un oggetto, siamo arrivati a 4. Preleviamo un oggetto dalla cassetta numero 8. Il tempo che sta trascorrendo è quello che impiega la TK3 per poter curare le ferite. Vediamo quindi a questo punto che il contenitore ha scalato in un oggetto. La TK3 quindi in questa modalità potrà essere utilizzato come contenitore di kit medici e nel caso in cui siamo feriti possiamo raggiungere una TK3 e curare le ferite che abbiamo subito fino a portarci al tetto massimo delle ferite sopportabili. Impostiamo a questo punto la TK3 come ammo box, quindi come contenitore di caricatori. Entriamo sempre nel menu di configurazione spegnendo il circuito, girando la chiave di destra e riaccendendo. Andiamo a configurare la modalità. Abbiamo già scelto precedentemente il numero dei contenitori, il numero di oggetti nei contenitori, scegliamo configura modo e andiamo modalità 4. Tasto di sinistra per andare in esci configurazioni. Salviamo. Alla partenza avremo che si sarà impostato come ammo box. Allora possiamo notare che i primi 9 contenitori avranno gli oggetti caricatori che sono 5, invece gli ultimi 3 contenitori saranno il numero degli oggetti che noi abbiamo scelto in granate. Se vogliamo recuperare caricatori dobbiamo premere i tasti dall'1 al 9, se vogliamo recuperare granate il tasto asterisco 0 o cancelletto. Allora, allo stesso modo come facevamo con i kit medici, preleviamo un oggetto, ad esempio nel contenitore numero 4. Al rilascio, se ci posizioniamo di fronte alla TK3, riceveremo un caricatore. Nel caso in cui abbiamo un fucile dove è stata impostata la granata, possiamo recuperare l'oggetto granata da 40 mm. O nel caso in cui vogliamo ricaricare la granata da 40 mm che stiamo trasportando con noi, bisognerà quindi andare di fronte alla granata da 40 mm, premere i tasti tra asterisco 0 e cancelletto e ricaricare le tre cariche della granata 40 mm. E questo è tutto per ciò che riguarda la modalità TK3, Ammo Box e Medical Box.